Gentili utenti di Asi Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Rio, dove è appena terminata la gara tra la Castellano Udas e la Pink Bernalda, vinta dai padroni di casa 7-6-5-3. Siamo in compagnia del coach dell'Udas, Matteo Totaro. Coach, è arrivata questa quinta vittoria consecutiva, due punti importanti per continuare la scalata verso le prime posizioni. Sì, stiamo giocando, diciamo, stasera anche i ragazzi ci hanno messo anche la concentrazione, perché poi strada facendo, quando stai sopra di parecchi punti, va un po' via. Adesso abbiamo un trittico di partite abbastanza dure, che è Pozzuoli, Scafati e Sarno. Diciamo che qui in queste tre partite si decide buona parte di un campionato. Oggi la gara è stata chiusa quasi già all'intervallo, poi state ricercando quella continuità di risultati, quell'armonia dell'ambiente che forse è mancata nelle prime giornate. Ma sai, le prime giornate bisogna avere solo un po' di pazienza, perché quando cambi 6 giocatori su 10 non è facile trovare subito l'alchimia giusta, però adesso, voglio dire, ci stiamo mettendo, abbiamo lavorato anche in passato con mancando già De Frank, è ritornato Ariel. E insomma, stiamo mettendo un po' la quadratura della squadra abbastanza in sesto. I ragazzi sono sereni e devono solo lavorare per affrontare adesso queste tre partite importanti. Adesso ci sarà una piccola sosta, perché il 28 già riprendete a Pozzuoli. Ecco, che gara si aspetta, soprattutto considerando il Natale? Beh, Natale, noi ci alleniamo questa settimana, avremo solo un giorno, cioè il 25 basta, perché poi già da lunedì ci alleniamo e ci alleniamo anche la mattina, quindi noi solo il giorno di Natale ci fermiamo e poi andiamo a giocarci questa partita che è tosta, e come tutte queste tre che affrontiamo. Però Pozzuoli, insomma, sono di nuovo al completo, hanno preso Bastoni, un playmaker che stava l'anno scorso a San Severo. E noi ce la andiamo a giocare tutte le partite come se fosse l'ultima partita. Chiudiamo con gli auguri per il buon Natale, per le buone feste del coach a tutti gli utenti di Assi Sportiva e i tifosi dell'Udas. Sì, faccio un buon, sereno e felice Natale a tutti quanti, di venirci ancora a sostenere, perché è ancora lungo il campionato. Ok, grazie coach, complimenti. Siamo con il team manager della Castellano Udas, per Francesco Castellano. Pier Francesco, allora è arrivata questa quinta vittoria consecutiva, due punti pesantissimi nell'economia della classifica. Sì, oggi la partita è stata a senso unico, anche perché la formazione del Bernalda è venuta senza il loro miglior marcatore, la Quintana, infortunato. Però noi mettiamo questi altri due punti in cascina e cominciamo a guardare alle posizioni di vertice della classifica con ritrovato entusiasmo. Stiamo facendo bene, siamo alla quinta vittoria consecutiva, come hai ricordato giustamente tu, e quindi guardiamo al nuovo anno con speranza e con fiducia di andare sempre più in alto. Sì, ecco, dopo questa quinta vittoria consecutiva, quanto diventa sempre più perseguibile quell'obiettivo di centrare quei tre posti per la promozione? Ovviamente sì, diciamo, noi abbiamo, con l'innesto di Svoboda, abbiamo completato il roster, siamo una squadra, diciamo, ora ben assortita in tutti i ruoli, e quindi, diciamo, cerchiamo di ottenere il massimo, puntando, come abbiamo dichiarato all'inizio di stagione, al raggiungimento di quei tre posti che ci farebbero guardare al campionato come ad un campionato di successo. È chiaro che, insomma, siamo partiti un po' con il freno a mano tirato, anche perché abbiamo cambiato tanto all'inizio, abbiamo affrontato, come dice la classifica, le formazioni che oggi guidano la classifica le abbiamo affrontate nelle prime giornate, quando eravamo ancora in fase di rodaggio. Ora la squadra ha ingranato e quindi, diciamo, affrontiamo il proseguo del campionato con una certa sicurezza, andando a giocarcela un po' con tutte le squadre, e quindi, diciamo, siamo consci di essere pronti per guardare a quelle prime tre posizioni di classifica che sono il nostro obiettivo di stagionale. Oggi, al di là della partita, abbiamo visto un Udas attenta anche al sociale, aderendo all'iniziativa del lancio di peluche. Sì, è stata una bella iniziativa organizzata dai nostri tifosi, che hanno sempre, diciamo, la sensibilità di pensare anche in questi momenti. Il Natale è la festa, diciamo, dei bambini o comunque della famiglia, e i nostri tifosi sono stati attenti e hanno pensato a quei bambini che sono un po' meno fortunati e che quindi hanno bisogno del nostro sostegno. Complimenti a loro per l'iniziativa, colgo l'occasione anche per
fare gli auguri a tutti gli sportivi cerignolani, a voi di Assist Sportivo, e per un buon Natale e un inizio di nuovo anno alla grande. Ok, grazie per Francesco, auguri e buone feste.